come meriterebbe. Vi dico solo che ci sono più modelli di, tra virgolette, integrazione. Prendete sempre con le pinze questo argomento dell'integrazione. L'integrazione dall'idea di qualche cosa che si integra. Tu vieni, accetti certe regole ed è fatta. Se non le accetti, non è fatta. Non è così semplice. Ci hanno provato prima di noi altri stati europei, diciamo, del mondo, che hanno avuto questo fenomeno dell'immigrazione, che hanno conosciuto prima di noi, diciamo, il fenomeno dell'immigrazione, con numeri molto più importanti dei nostri. Anche qui c'è una retorica, no? Quanti ne arrivano? So troppi, so pochi. Quando volete sfatare qualche mito, ci sono numeri che vi dicono che non sono molti. Ieri, tanto per darvi una dritta, il Ministero delle Politiche Sociali, diciamo, non io, una statistica, ha dichiarato che per ogni anno noi abbiamo bisogno, nei prossimi 5, di almeno 100.000 lavoratori stranieri. Qui non sono molti. Vabbè, poi potremmo dire qualcosa. Dicevo, multiculturalismo. Ora, il multiculturalismo è un modello di società che ha tentato l'Inghilterra, e qui l'assimilazionismo è un modello di società che ha provato la Francia. Questi due modelli hanno fallito. Hanno fallito per motivi diversi. Uno, perché non è possibile immaginare di chiedere a uno straniero di accettare a tutti i costi le tue regole e basta. L'altro perché in qualche modo, come dire, gli stranieri che sono giunti, nel caso, diciamo, del multiculturalismo in Inghilterra, a questi è stato chiesto sostanzialmente di vivere la loro fede, diciamo, i loro rapporti, le loro tradizioni in una dimensione intima, cioè nella loro casa, non dare una dimensione pubblica, diciamo così. Qual è la strada che noi dobbiamo percorrere? Quindi il secondo auspicio che dicevo. La strada che noi dobbiamo percorrere a partire dalla grande esperienza di popoli di emigranti, secondo me, è quella dell'interculturalità. Una strada che sicuramente presuppone il fatto che ci sia un incontro di culture. Ognuno di noi è portatore di culture, di tradizioni, di storia. Se noi non saremo in grado di, come dire, confrontarci ed accettare la diversità, concetto al quale non so se faceva riferimento Roberto o Ugo prima, ogni diversità è una ricchezza. Guardate, nell'incontro con l'altro non ci arricchiamo. O noi riusciamo a concepire questo passaggio, questa filosofia di fondo, che è la base per una società interculturale, in cui io ti do qualcosa ma ricevo qualcosa. Io credo che se soltanto mi trattenessi con i nostri due amici e se mi raccontassero della loro storia, della loro terra, delle loro tradizioni, della loro musica, della loro letteratura, della loro religione, e lo diciamo in un ambiente in cui anche qui, per favore, non ci sono. Qualcuno aveva detto che questo paese stava subendo un processo di islamizzazione. È falso, non è così. Poi, diciamo, le donne e gli uomini di fede sanno che quando si è forti nella fede non si teme la preoccupazione di incontrare uno che ha un altro credo. Io credo che su questo noi dobbiamo riflettere, perché queste poi diventano quelle piccole paure che ci portano, Ugo, a non accettare l'altro nella ricchezza della sua diversità, che è straordinaria, perché dell'uomo, perché ogni uomo, ogni donna in sé è straordinaria. Per cui io credo che il modello verso il quale dobbiamo andare, l'approdo, è quello di una società interculturale. E oggi ci sono una serie di difficoltà, e qui mi avvio a concludere perché non mi voglio tediare. Non so quanto tempo ho perso. Bene, sto andando bene, lo dice un mio vecchio amico, so che è partigiana l'affermazione, però io poi sono uno che non se lo piglio il tempo. E allora, come si potrebbe dire? E qui vado, diciamo, a recuperare le due esperienze che sono state brevemente raccontate. Ma come si costruisce una società interculturale? Chi fa per decreto, Antonio? Se fosse possibile, io chiederei, lui dei decreti non ne può fare, ma insomma qualche cosina potrebbe scriverla, dice, potremmo chiedere al presidente della provincia, al sindaco, di fare un'ordinanza, dice da domani siate tutti interculturali. Non funziona così, non lo può fare neanche il ministro degli interni. Io credo che una delle leve, la cultura, l'incontro, tutto quello che ho detto fino adesso, la scuola,
Com'è il tuo nome, scusa? Ecco, lui ha detto delle cose eccezionali. Basterebbe solo la sua esperienza, diciamo, per chiudere questa iniziativa di oggi pomeriggio. Ma se non diamo la possibilità a chi, arrivando nel nostro paese, non può imparare la lingua, che è il primo veicolo di comunicazione, poi introduciamo magari una lingua, abbiamo introdotto una legge noi, sai, che è fantastica, dove tu devi fare una prova per avere il permesso di soggiorno e devi saper parlare italiano, e anche se sei arrivato 2 mesi prima, insomma, ci sono delle schizofrenie, diciamo così. E allora, per tornare agli esempi, diciamo, alle sollecitazioni che ho ricevuto dai due interventi, è evidente che bisogna muovere le leve della politica, bisogna fare delle grandi riforme. Non c'è niente da fare. Tutte le storie delle migrazioni dicono che occorre, a un certo punto ci sono dei diritti che devono essere riconosciuti, diritti formali e diritti sostanziali. Sono i diritti civili, sono i diritti politici e sono i diritti sociali. Io vi ho detto prima che gli immigrati producono nel nostro paese l'11,1% del prodotto interno lordo e pagano ogni anno 11 miliardi di tasse. O stabiliamo il criterio, no? Che queste persone che producono nel nostro paese, non rubano il lavoro, non rubano niente, l'altra non rubano, non la dico, me la tengo per me, ma contribuiscono a costruire un paese migliore, ma in qualche modo sono una ricchezza, non sono una povertà per la nostra economia, per la nostra demografia, perché se non facciamo più bambini siamo condannati a diventare un popolo che fra 100 anni non c'è più, no? Una ricchezza culturale, una ricchezza religiosa. Bene, se questo è vero, ci devono essere delle leggi che riconoscono dei diritti. 1 milione di bambini italiani possono bastare per dire, per esempio, con una legge nuova, che i bambini stranieri nati in Italia sono italiani? Può servire? Voglio dire, non mi sembra una riforma straordinaria, mi sembra una riforma di buon senso. Quel bambino lì non conosce le origini, la lingua né della mamma né del babbo, sono certo, andando perché non parlo ancora, insomma, non ci vuole neanche una bella fantasia per italiano, ma probabilmente studierà in Italia, crescerà in Italia, conoscerà l'italiano, ma per quale motivo questo bambino non deve essere italiano? Per quale motivo? O per quale motivo, benvenuti, ho gli amici che sono in fondo alla sala, che sono da 5 anni magari, residenti in un comune della nostra provincia, non devono votare alle amministrative, non devono poter decidere chi sono i loro amministratori? Sono o non sono un pezzo di comunità? Fanno parte di quella comunità locale o non fanno parte? Ora, come vedete, piccole introduzioni, non sono proprio, in verità non sono delle piccole modifiche, insomma, sono delle leggi fondamentali dello Stato che vanno cambiate. Queste, e poi incidere fondamentalmente, principalmente sui sistemi di welfare. Non è possibile che uno straniero non possa rivolgersi al medico, non possa rivolgersi all'ospedale, non possa mandare a scuola i propri bambini, non possa pensare, se lavora e contribuisce alla ricchezza di quel territorio, di accedere per esempio ad un bando per case popolari. Guardate, gli ultimi non hanno colore, gli uomini non hanno colore. E per quale motivo noi non possiamo immaginare che nei comuni dove loro vivono insieme a noi e si integrano non debbano avere gli stessi diritti politici, sociali e civili? Questo è il criterio. Io naturalmente sto trattando l'argomento con molta velocità perché non voglio tediarvi. Ultima questione, quale può essere veramente ultima? Il compito di organizzazioni cattoliche. Io veramente con, diciamo, felicità mi ritrovo con alcuni amici con i quali non ho smesso di camminare, voglio rassicurare, io sto qui, non me ne sono andato da nessuna parte, sono foggiano integrale, sono un foggiano integri da questo punto di vista. Guardate, lo dico raccogliendo una profezia del Santo Padre in occasione della Giornata Mondiale dei Migranti del 2011. Discutendo di questo tema dell'immigrazione, gli ha detto: ormai le società vanno considerate come una sola famiglia umana. Io credo che ci sia una sfida nella considerazione del Santo Padre per la Giornata Mondiale del Migrante di quest'anno. Cioè, è stata lanciata una sfida straordinaria, che è una sfida non solo per i cattolici, ma anche per i laici, naturalmente. Dire famiglia umana non vuol dire famiglia umana cattolica o famiglia umana musulmana.
Io credo che però l'esercizio che dobbiamo imparare a fare è quello di riconoscere principalmente l'umano. Altro che famiglia umana, se noi non sappiamo riconoscere l'umano. Quanto riconosciamo l'umano noi, per esempio, nell'altro, nel diverso, per tradizioni, per storia? Quanto riconosciamo noi l'umano nella persona in difficoltà? Potremmo fare una straordinaria considerazione qui, sui poveri nella nostra vita di fede, per esempio. I poveri non sono mica soltanto, diciamo, portoghesi o norvegesi, ci sono anche i poveri africani. Quanto, per esempio, noi siamo capaci di riconoscere nei poveri i soggetti più fragili delle migrazioni? E qui gli esempi si fanno molto, molto vicini a noi. Chi scappa da una guerra, chi è un profugo, chi, per esempio, ha alle spalle una storia di violenza. Parlavo con delle amiche, per esempio, prima, che si interessano di richiedenti asilo, per esempio. Bene, io credo che la ricentratura dell'umano al quale ci sollecita il Papa sia una chiave di volta straordinaria, anche per capire come affrontare questo momento di difficoltà che abbiamo di fronte. Sono scoppiati alcuni sistemi dittatoriali del Nord Africa, adesso a catena sta scoppiando anche qualcosa nel Medio Oriente. C'è una parte del mondo, diciamo, che è in fiamme. Però noi non ricordiamoci mai, non dimentichiamoci mai che abbiamo l'obbligo di accogliere chi nel nostro paese cerca un rifugio e ne ha diritto, abbiamo un obbligo morale ed etico, potrei dire, ma poi c'è un diritto che gli deriva dal diritto internazionale. Noi non possiamo dire di no a chi è perseguitato in un'altra parte del mondo. Guardate, attenzione a non confondere questa disponibilità ad accogliere il diritto con il buonismo dei cattolici, perché qualcuno dice che noi siamo buonisti. Io vi posso assicurare che non c'è niente di buono in tutto questo. Il diritto internazionale stabilisce che chi scappa da una guerra o è perseguitato da un regime deve essere accolto, e siccome non voglio andare avanti con le cifre, vi posso assicurare che mentre noi abbiamo, per esempio, accolto nel corso degli ultimi anni 7.000 richiedenti asilo, paesi come la Germania e la Francia ne hanno accolto 40.000, 20.000, insomma. Da questo si misura anche la civiltà di un popolo. Ma ecco, chiudo veramente dicendo che questa ricentratura dell'umano a noi riguarda particolarmente. Dobbiamo essere in grado di capire chi è l'altro che abbiamo di fronte, chi è la persona che è in difficoltà in quel momento, e saperla accogliere a partire da progetti come questi, che hanno il pregio, come dire, di costruire anche reti nelle comunità. Questo progetto non è onnipotente, no? Dice: qualora ci sarà bisogno di mandarti in un'associazione, in un'organizzazione in cui sanno fare meglio altre cose, io ti mando in quell'associazione. Quindi dobbiamo fare questo lavoro difficile e complesso, ma io credo che, diciamo, è un lavoro che vale la pena di fare qui a Foggia come nel mondo, insomma. Non possiamo immaginare di girare la testa dall'altra parte, di voltarci dall'altra parte senza capire. Oggi abbiamo di fronte una sfida e anche la possibilità di dire al mondo che questo è un paese accogliente, che sa accettare le persone che stanno in difficoltà. Allora, abbiamo fatto centro, non tanto sull'umano quanto sul russo, perché credo che questo tipo di intervento in questo momento ci dia davvero una virata verso l'alto. E pensare che Antonio, oltre che essere amico, oltre che essere comunque responsabile nazionale di un'associazione come le ACLI, che quindi questo non è un discorso suo personale, no? Fa anche molto piacere, perché è un modo di leggere la realtà e di interpretare il futuro al quale io personalmente, credo anche molti di voi, si sentono molto vicini, e per cui vale la pena investire anche questo tipo di progetto in questa direzione, perché questo è un modo diverso di vedere la realtà e di lavorare per migliorarla in una certa maniera, al di là di credi politici e religiosi, perché questo è importante. Colgo l'occasione per dire, leggevo anche nel programma, quanto sia interessante che questo progetto sia stato in qualche modo anche sposato dal Consiglio Ecumenico di questa città,
perché queste tematiche, queste non hanno colore, non hanno sfaccettature, vanno trattate e lette anche